Ferruccio Sansa, 48 ore dal voto, qual è il suo commento sui risultati? Ma ovviamente avremmo preferito vincere, ma credo che sia un risultato comunque importante, perché noi abbiamo lavorato soltanto 50 giorni, con in mezzo l'estate, con in mezzo il Covid, e siamo riusciti a mettere insieme quasi il 40% dei voti. E io credo che ancora più importante, siamo riusciti a ritrovare la fiducia delle persone. Persone che non andavano a votare sono tornate a votare. È soltanto l'inizio. Adesso, già da oggi, stiamo cominciando a mettere insieme un'opposizione, e la vedrete dai prossimi giorni, dalle prossime settimane e soprattutto dai prossimi anni, perché una proposta, un progetto di governo ha bisogno di tempo e noi questo faremo. Ecco, lei ha ribadito che resterà consigliere regionale, sarà alla guida dell'opposizione, continua quindi il suo impegno nel territorio. No, ma io le cose non le voglio mai fare a metà. Avevo messo in conto. Quando ci siamo candidati eravamo indietro nei sondaggi di 22 punti, adesso sapevo che l'idea di vincere era molto molto difficile. Ce l'abbiamo messa tutta, proprio tutta, 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 e abbiamo fatto quasi 10.000 km, abbiamo avuto più di 400 incontri, veramente non ci siamo mai risparmiati, né io né ovviamente tutti i ragazzi, tutte le persone della nostra lista. E insomma, adesso si comincia davvero. Io, tra l'altro, sono veramente contento anche di questo risultato. Cioè, è stata una proposta politica che è nata veramente, come si dice, la politica dal basso. Cioè, abbiamo messo insieme il programma, insieme con i partiti. E questo è stato molto bello. Già non, per nulla scontato che partiti diversi facciano un programma insieme, condiviso, profondamente condiviso. Poi abbiamo individuato i nomi, parlo della mia lista, i nomi della lista, gente nuova, gente capace, molto brava, e sono stati premiati da 45.000 voti, mica uno, e in alcuni seggi eravamo praticamente in lotta con Totti, e abbiamo raccolto le firme, abbiamo fatto tutto quello che si fa partendo da zero. Come, diciamo, la politica è veramente fatta dai cittadini, questa è stata un'esperienza bellissima.